nostro percorso, siamo al primo quaderno, numero 55. I consigli spirituali datimi da padre Andrés, gesuita, 1933. Innanzitutto una piccola premessa. Come si forma un'anima che vuole realmente prendere sul serio la presenza di Dio nella sua vita? Nella vita spirituale non esiste l'autoformazione. Esiste la presa di consapevolezza di ciò che si è dinanzi a Dio, di ciò che Dio fa di te, di quanto Egli sta operando, ma non ci si autoforma. L'idea dell'autoformazione è un'idea nell'ambito educativo abbastanza recente e, diciamo così, molto fragile. L'educazione necessita sempre un rapporto asimmetrico tra un maestro e colui che viene ammaestrato, il discepolo. Discepolo, disco, cioè colui che incomincia a parlare. È un'iniziazione, l'educazione è una generazione. Nessuno di noi nella vita viene nella storia da adulto. Inizia in modo progressivo a prendere parte alla sua storia imparando tante cose, imparandole in modo esperienziale, ma sempre all'interno di un atto educativo generativo che comprende una figura adulta che ti conduce. Il fatto che ci sia un rapporto asimmetrico non lede la dignità del discepolo, tutt'altro, la mette su un piano particolarmente importante. Mentre una certa idea di educazione in cui sia l'educatore che l'educando siano in un rapporto di parità comporta una certa difficoltà nel far sì che l'educando possa esprimere tutto quanto di bello, di buono, di vero porta dentro di sé, perché gli manca uno specchio con cui confrontarsi. Questo vale nella vita di tutti i giorni, ma vale in modo particolare nel rapporto spirituale. Si parla di accompagnamento spirituale, lei parla di direzione spirituale, termine che è particolarmente legato al mondo gesuita. Ma l'idea qual è? L'idea di fondo è la seguente: ciò che ti sta capitando, ciò che Dio sta facendo di te, per renderlo a te consapevole e portare più frutti possibili, necessita di una figura esterna a te che ti accompagni e ti aiuti ad approfondire il discernimento spirituale. Proprio perché tu non prenda lucciole per lanterne. Allora, voi dovete domandarvi se nella vostra vita avete un padre spirituale, una madre spirituale. Interessante i termini che si usano. C'è una paternità, perché l'educazione è generazione, un accompagnatore spirituale, c'è un qualcuno non con cui fare terapia. Qui il livello psicologico vi entra perché fa parte del nostro essere umano, ma non è una terapia, è un leggersi alla luce della grazia di Dio. Quindi devi essere un uomo, una donna che di quella grazia ne abbia fatto esperienza, ne sia consapevole.
Santa Teresa d'Avila diceva che preferiva per le sue monache, lo scrive nel Castello Interiore, un confessore, che era il direttore spirituale, saggio, sapiente, piuttosto che pio, proprio perché doveva saper discernere all'interno della vita spirituale, della vita di grazia, anche tutta una serie di dinamiche con cui il nemico insidia l'anima che vuole darsi a Dio. Ecco, l'invito che vi faccio è quello di pregare perché possiate incontrare qualcuno con cui aprire l'animo e il cuore e far sì che la grazia di Dio, la santità di vocazione che ciascuno di voi ha, possa realmente portare frutto. Questo è successo a Sor Faustina, che è un'anima privilegiata, perché voi potreste domandarvi come mai anime privilegiate come Sor Faustina, che parlava con nostro Signore, Padre Pio, che anche lui non scherzava, come mai avevano bisogno del Padre spirituale? Proprio perché avevano una vita di grazia che è stata presa sul serio. Bene, fatta questa premessa importante, andiamo a leggerci quanto questo sacerdote suggerisce a Suor Faustina. Primo, non le è lecito, sorella, sfuggire a queste ispirazioni interiori, ma devi informare di tutto il confessore. Beh, direi che il primo suggerimento è abbastanza diretto, cioè non gestire tu quanto succede dentro di te. Non avere la presunzione di decidere se sono sciocchezze, falsità, inganni o verità. Ma devi avere fiducia nel ministro che il Signore ti ha dato. Se lei riconosce che tali ispirazioni interiori riguardano, ossia sono di vantaggio alla sua anima o altre anime, la prego di ascoltarle e non le è permesso di trascurarle, ma è sempre d'accordo col proprio confessore. Questo sarà, potremmo definirlo, un ritornello, un leitmotiv. Ma qui c'è un dato interessante. Le ispirazioni interiori. Ascoltiamo noi le ispirazioni interiori? Abbiamo la capacità di riconoscere quali sono le ispirazioni interiori, cioè quei suggerimenti che lo Spirito Santo ti ha dato, ti dà? Sono totalmente un deserto, o anche nel mio deserto il vento dello Spirito soffia? Do credito a queste ispirazioni interiori oppure penso che no, a me non può succedere, sono talmente peccatore che non posso ricevere tali doni. La vocazione alla santità è per tutti e Dio parla a tutti, senza esclusione. Secondo, se queste ispirazioni non concordano con la fede e con lo spirito della Chiesa, bisogna respingerle immediatamente, poiché provengono dallo spirito maligno. In una semplice indicazione dà un metro per definire se sono ispirazioni vere o false, se concordano con la fede e con la Chiesa. Questo per evitare che cosa? Per evitare quel fenomeno, ahimè, molto diffuso ai nostri giorni,
che si chiama la Chiesa dei Messaggi. Al di là delle rivelazioni private, autentiche o in discernimento. Ma non è sufficiente che uno dica di sentire una voce, di vedere qualcosa, di provare una certa esperienza mistica. Bisogna verificarla, soprattutto se questa esperienza ti distacca dalla fede ordinaria, ti distacca dal magistero ordinario, magistero, cioè la dottrina della Chiesa. Ricordo un uomo che venne da me e mi disse, mandato da una certa persona di nostra comune conoscenza, dicendomi che lui aveva delle locuzioni interiori e queste locuzioni interiori, cioè non aveva manifestazioni visive, ma dentro di sé, soprattutto sorgevano quando c'era la consacrazione. Nel momento della consacrazione questa voce incominciava a parlare e diceva cose belle, intendiamoci, alla persona. Ma cosa succedeva? Che questa voce interiore distoglieva la persona fedele da quel momento della consacrazione e durava dalla consacrazione al Padre Nostro tutte le sante volte che andava a messa. È venuta da me e mi racconta questo fatto. Dico, vabbè, allora abbiamo pregato insieme, gli ho fatto quanto il rituale prevede e a un certo punto io gli ho dato un ordine spirituale. Mi ho detto, poiché lei è seguita da me, lei obbedisce. E ogni qualvolta sentirà questa voce, lei dirà, si presenti al mio confessore. Dopo un po' di tempo non la vedo più, ritorna e le dico, dunque a me non si è presentato nessuno, dico io, e la persona mi ha risposto, certo, perché mi ha detto che con lei non ci parla. E da lì ho detto, sì, renda conto da dove proviene l'ispirazione. Quindi bisogna fare attenzione a ciò che nel nostro mondo interiore, che è pieno di immagini, di emotività, non bisogna essere scettici, non bisogna essere razionalisti, bisogna essere prudenti, che è diverso, perché Dio parla anche in modo semplice e a volte nella storia della Chiesa l'abbiamo visto a persone semplici, che in modo semplice, quasi infantile, raccontano certe grazie mistiche, come succede nel diario di Sor Faustina, guardate. Eppure da quelle piccole esperienze mistiche, semplici e quasi con un linguaggio infantile, viene fuori tutta la forza della grazia del Signore. Terzo suggerimento, se queste ispirazioni non riguardano le anime in generale, né il loro bene particolare, allora sorella non se ne preoccupi eccessivamente e non le prenda affatto in considerazione. Oh, ottimo suggerimento per le persone particolarmente ansiose, che vanno subito un po' in, diciamo così, in tilt. Non se ne preoccupi eccessivamente. Stai serena, stai tranquilla. Tuttavia, non decida da sola in questa materia, in un senso o nell'altro, poiché può andare fuori strada nonostante queste grandi grazie del Signore. Quindi non prenderti troppo sul serio. E sentite cosa gli suggerisce. Umiltà. Umiltà, sempre umiltà, poiché da noi da soli non possiamo
nulla. Tutto questo è soltanto grazia di Dio. Umiltà. Perché solo l'umile osa. Chi è pieno di sé pensa di far da padrone anche della sua vita spirituale. Pensa di capire lui che cosa Dio dice, che cosa Dio fa. E poi, ahimè, si trova a mal partito. Mi dice che il Dio esige tanta fiducia nelle anime, dalle anime. Sentite che bello. Ebbene, sia lei la prima a dare la dimostrazione di tale fiducia. Abbiamo fiducia in Dio? Perché Lui ha fiducia in noi. Lui crede in noi. Egli crede in noi più di noi stessi. Persino, pensate un po', il demonio ha più fede di noi. Perché il demonio ti attacca? Perché sa chi tu sei, sa che cosa Dio ha fatto di te, sa che cosa tu potresti diventare se solo avessi più fiducia, più umiltà. E allora va al contrattacco. E il demonio è uno che ci crede a Dio, eh? Qual è la differenza tra un discepolo del Signore e il demonio? Tutti e due credono, eh? Ma il discepolo segue il Signore. Il demonio non serviam, dice il latino, cioè non servirò. E San Giacomo dice: anche i demoni credono e tremano. Allora noi non dobbiamo avere la fede dei demoni, che crediamo ma abbiamo paura di Dio. Noi dobbiamo credere in Dio, amare Dio, sperare in Lui, aver fiducia in Lui, confidenza in Lui, perché la fiducia si trasforma in confidenza. E quando noi diciamo popolarmente ti faccio una confidenza, in teoria quella cosa che tu stai dicendo non è un segreto, è di più, è qualcosa di intimo. Noi invece usiamo il termine confidenza e vuol dire: beh, ti racconto sta cosa che è grossa, però se poi tu la racconti in giro va bene lo stesso. No, la confidenza è confidenza. È come il segreto confessionale, in un certo qual modo. Metaforicamente anch'esso sotto un certo sigillo, il sigillo della fiducia. Ancora una parola: accetti tutto questo con serenità. Oh, siate sereni, sereno, bello stabile. Sereni, ci affanniamo per troppe cose, anche per la vita spirituale. Siamo peccatori, e cosa ci possiamo fare? Però siamo peccatori perdonati. Nostro Signore ha messo l'accento sul perdono, non solo sul peccato. E continua. Quindi questi sono i tre suggerimenti spirituali che possiamo portare via anche noi. Il primo è non sfuggire le ispirazioni interiori. Il secondo, verificarle queste ispirazioni interiori. E il terzo è: se non riguardano né il bene delle anime sua, delle anime in generale, stai tranquilla che va bene lo stesso. Guardate che questi tre saggi consigli ci evitano lo scrupolo, che è un tormento, eh? Parola di uno dei confessori. Sentite cosa gli dice sto confessore: sorella, il Dio le prepara molte grazie particolari, ma lei faccia in modo che la sua vita sia pura come le lacrime davanti al Signore, senza badare a quello che potranno pensare di lei.
le basti Dio e Lui solo. E qui noi caschiamo, tutti, forse voi no perché siete santi, ma noi ci preoccupiamo totalmente di quello che pensano gli altri. Fin da bambini ci vestiamo, vogliamo vestirci come si vestono gli altri, parliamo come parlano gli altri, frequentiamo gli stessi luoghi, condividiamo le stesse cose, facciamo di tutto per farci accettare. Il peso dell'opinione degli altri pesa enormemente nella nostra vita. Ma quello che pensa Dio di noi, da una parte ci entra e dall'altra ci esce. C'è un detto che diceva mio padre Bonanni: l'acqua ti bagna, il vento t'asciuga, per dire che sei impermeabile. Come mai il Dio, che avrebbe l'unica autorità di dirci realmente quello che noi siamo, di poter dire una parola di giustizia su ciò che noi facciamo, noi ce ne preoccupiamo quasi nulla, mentre teniamo in grande conto quello che dice uno, quello che dice l'altro, quello che pensa questo, quello che pensa quello. Continua. Verso la fine del noviziato, e guardate che siamo solo al noviziato, pensa un po', il confessore mi disse queste parole, e questa è una perla che vorrei che voi vi scriveste nel vostro cuore come riferite a voi questa sera. Avanza nella vita facendo del bene, in modo che sulle pagine della tua vita io posso scrivere visse facendo del bene. E Dio realizzi questo in lei, sorella. Bello. Poter mettere sulla nostra lapide non riposo in pace, non sempre nel nostro cuore, non semplicemente i tuoi cari, perché si spera che l'abbiano fatto i tuoi cari, e chi vuoi che l'abbia fatta la lapide, ma visse facendo del bene. È un programma di vita. Fare del bene sempre, ovunque, fare del bene è l'esodo spirituale necessario per comprendere la grandezza della terra promessa che è il paradiso. Perché fare il bene ti decentra. È la spiritualità del dono. Galati capitolo 6, potete scriverlo vicino, Galati capitolo 6, versetto 9 e 10. Gal 6,9-10. Non stancatevi di fare il bene. Mentre avete l'occasione, operate il bene a tutti. Mi ha talmente colpito a me questa frase che quando diventai sacerdote, come immaginetta, scelsi una fotografia di un braccio benedicente, domenicano, vestito un frate, vestito, si vedeva solo il braccio, e dietro ho scritto in latino: d'un tempo sabemus operemur bona ad omnia. Mentre hai l'occasione, il tempo, opera il bene a tutti. Perché è tutto lì, cercare il bene, il vero bene. Noi sappiamo che il bene è Dio, il bene assoluto, l'unico bene a cui vale la pena ricercare. E poi vi è il bene spirituale, che è la grazia, la misericordia, e poi i vari beni più terreni. Faccio una piccola digressione per chi volesse approfondire questo tema.
Aristotele nel libro dell'Etica parla del bene, della benevolenza e della beneficenza. E dice, in sintesi, che c'è chi fa il bene per utilità, cioè chi fa il bene per avere un tornaconto, e noi lo facciamo spessissimo questa cosa qui. E il marchio di questa cosa qui è una frase: dopo tutto quello che ho fatto per te. Ma l'hai fatto perché era bene farlo o l'hai fatto perché così mi puoi ricattare affettivamente? Il bene è gratuito, totalmente gratuito. Il bene si fa perché è bene farlo, punto. Poi Aristotele parla del bene come benevolenza, cioè ti voglio bene. Ti voglio bene. Ti voglio bene significa che mi prendo cura di te, sei importante per me, fa sì che la mia vita possa essere un cammino di incontro con te, io sono un compagno di viaggio. E terzo, beneficenza, ti faccio il bene, non del bene, il bene. La beneficenza non è semplicemente tirare fuori 2 euro, oddio, se volete fare un'offerta al parroco, il parroco prende tutto, ma al di là di questo, la beneficenza è cercare di fare il bene. Qual è il bene da farsi per un ragazzo di 15 anni? Qual è il bene da farsi per un uomo di 78 anni? Soffermiamoci ancora una volta. Un'altra volta il confessore mi disse: si comporti davanti al Signore come la vedova del Vangelo, me la ricordate, no? La quale, benché avesse deposto nel tesoro una moneta spicciola di poco valore, dal Signore fu ritenuta più meritevole di quelli che avevano fatto ricche offerte. Questa vedova dà, dice il Vangelo, quanto aveva per vivere, ma in greco non c'è scritto quanto aveva per vivere, in greco c'è scritto la sua vita. La vedova getta la sua vita nel tesoro del Tempio. Che è l'unica ricchezza che noi abbiamo. Un'altra volta ricevetti questo insegnamento: si comporti in modo che chiunque si avvicini a lei se ne parta felice. Anche questo, guardate, è un obiettivo raggiungibile, che chi si avvicini se ne vada via felice, non arrabbiato, maledicendoti. E qui c'è tutta la teologia della tenerezza che Dio ha verso di noi e che noi dobbiamo avere verso i nostri fratelli. Tenerezza è fortezza. Ve lo dice uno che dalla mattina alle 7 alle 7 di sera è a contatto costantemente con tribolati che chiedono soldi di tutti i generi. E se dovessi accontentare tutti, capite che in una settimana finisce il conto della parrocchia. Ma il fatto che loro non ricevano necessariamente ciò che loro in modo vero e presunto richiedono non significa che devono essere trattati in modo duro o in modo brusco. Si parla, si convince, si entra in empatia. Perché? Perché sono persone, sono fratelli. Anche per loro Gesù è morto, ha donato il suo sangue. Ma sono musulmani, anche per loro Gesù ha dato il suo sangue. Nessuno deve essere escluso dal bene.
E chi l'ha detto che magari incontrando dei cristiani che sappiano realmente essere strumenti di pace, di bene, non possano dire, caspita, questo è il Vangelo? Diffonda attorno a sé il profumo della felicità, poiché da Dio ha ricevuto molto, bellissimo, e quindi deve dare molto agli altri. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente dato. Il profumo della felicità. Noi mettiamo litri di profumo sul nostro capo. A volte riconosco la presenza di qualcuno che passa intorno a noi, o che è passato intorno a noi, proprio perché ha marcato il territorio, come si suol dire, ecco. E la stessa cosa potremmo essere fatto con la virtù. La virtù dovrebbe essere quel profumo, il buon profumo di Cristo. Lo si dice di San Domenico. Pensate che San Domenico, nostro padre, quando volevano portarlo nella tomba artistica preparata per lui, perché i frati l'avevano lasciato fuori alle prime intemperie, poretto, e se non era per il legato pontificio, il comune di Bologna poteva starsene ancora lì tranquillo e felice. I frati hanno fatto questa traslazione di notte perché avevano paura, insomma, che il corpo fosse. Appena hanno aperto la tomba, un profumo straordinario emanò. È il buon profumo di Cristo. Demoni sono stati scacciati, malattie sono state guarite e i frati sono rimasti in silenzio, è tutto da dire, dinanzi a questo prodigio. Che tutti possano ripartire felici da lei, anche se hanno appena sfiorato l'orlo della sua veste. Ricorda bene le parole che ti ho detto ora. Un'altra volta mi disse queste parole: permetta al Signore di spingere la navicella della sua vita in alto mare, sulle acque immensamente profonde della vita interiore. Osa, osa, fratello mio, sorella mia, a impegnarti realmente per la vita interiore. Prendi sul serio Gesù Cristo nella tua vita, prendi sul serio il tempo della preghiera, prendi sul serio il tempo della carità. E infine, alcune parole di colloquio avuto con la madre maestra verso la fine del noviziato. Anche questa di una concretezza enorme. La caratteristica particolare della sua anima, sia la semplicità e l'umiltà. Vada attraverso il cammino della vita come una bambina, sempre fiduciosa, sempre provvista di semplicità, umiltà, contenta di tutto, felice di tutto. Quante volte noi ci lamentiamo? Quante volte noi siamo una pentola di fagioli? Continuiamo a portare dentro di noi un certo rancore, un certo malessere. Là dove le altre anime si spaventano, lei sorella passi tranquillamente grazie alla semplicità e all'umiltà. Questo, sorella, lo ricordi per tutta la vita. Come le acque scendono dai monti verso le valli, così le grazie del Signore scendono soltanto sulle anime umili. E Suor Faustina conclude dicendo: oh mio Dio, comprendo bene che vuoi da me l'infanzia spirituale, dato che da me la chiedi continuamente tramite i tuoi rappresentanti. L'infanzia spirituale è la grande teologia di Santa Teresina del Bambino Gesù, che prende da tutta una tradizione
pregressa lei e che lei ha sviluppato in modo semplice. Se non avete mai fatto quella lettura del testo Storia di un'anima, fatelo perché vale la pena. È un bel testo, si legge volentieri. Ecco, un modo concreto per nutrire la vita spirituale è leggere la vita dei santi, leggere delle opere dei santi, magari chiedendo prima al confessore o all'accompagnatore spirituale che tipo di letture, perché non tutte le letture immediatamente sono facili da farsi, c'è una progressione nella vita spirituale, e a seconda anche della tua personalità e della tua storia, tu puoi trovare dei testi, dei maestri spirituali particolarmente a te adatti rispetto ad altro genere.